Alla fine dell'ultima cena, Gesù prese una ciotola d'acqua e un asciugamano e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Arrivato a Pietro, Pietro si rifiutò, dicendo: «Non mi laverai mai i piedi». Ma Gesù gli spiegò che se non avesse fatto questa cosa, lui non avrebbe potuto prendere parte al Regno dei Cieli e capirlo ancora di più. E allora Pietro disse: «Allora non solo i piedi, fammi tutto il bagno». Ma Gesù spiegò: «Chi ha fatto il bagno, cioè chi è purificato, ha bisogno solo di purificarsi i piedi». E così anche Pietro si fece lasciare lavare i piedi da Gesù, che divenne in qualche modo il servo di tutti, e loro divennero tutti come signori.